Ciao cari amici, il Covid ha sviluppato in molte persone una paura delle malattie. In questo video voglio spiegarvi come funziona e soprattutto voglio dirvi che ci sono delle soluzioni e so come aiutarvi. Le persone che soffrono di ipocondria hanno questo schema: sentono un sintomo, si focalizzano su questo, sviluppano immediatamente un pensiero catastrofico incentrato sul futuro, del tipo: e se poi mi viene questo un sintomo attribuibile a un tumore, alla SLA, Alzheimer, a una sclerosi multipla, qualunque cosa, quindi si allarmano, vanno a cercare su internet. Ma cosa cercano su internet? Una rassicurazione? No, perché non si fermano mai al primo risultato, continuano a cercare. Che cosa? La conferma delle loro peggiori paure. Continuano a cercare finché non trovano una dimostrazione che confermi il fatto che il mal di gola equivale a un tumore alla gola. Da lì entrano in allarme rosso, e iniziano a chiedere rassicurazioni dappertutto. Ma secondo te, io ho un tumore alla gola? Ma secondo te, se questo mal di gola può essere dato da un tumore? Quindi chiedono al medico, fanno un sacco di analisi. Nei casi più gravi si spingono addirittura a chiedere parecchie rassicurazioni al medico e fanno continue e continue indagini mediche interminabili. Quindi ci sono diversi livelli di gravità. Che cosa fare? Prima di tutto capire che questo è un cane che si morde la coda, un circolo vizioso, perché la persona che appunto soffre di ipocondria intanto sbaglia a cercare su internet, perché c'è un prima e un dopo, no? Prima una persona è forse in dubbio, un po' in forse, ha paura. Dopo che cerca su internet, legge storie dell'orrore, queste storie rimangono in testa e costituiscono una potentissima autosuggestione negativa. Io dico vietatissimo cercare su internet. Poi il discorso delle rassicurazioni, ricordatevi che indebolisce pesantemente la persona perché lega a doppio giro a chi dà rassicurazioni. E quindi voi direte: ok, ma a questo punto basta togliere quelli che si chiamano fattori di mantenimento per guarire? No, non basta, perché serve una guida. E io ripeto, so come aiutarvi, ma soprattutto ricordiamoci che il motore di tutto spesso sta nel passato, cioè in un ricordo del passato che lede il senso di invulnerabilità della persona. Può essere, per esempio, una persona di uno stretto nucleo familiare che si ammala di tumore. Allora cosa succede? Che una persona dice: cavolo, se è successo a lui, allora può succedere anche a me, anch'io sono vulnerabile. Allora in quel caso si tratta proprio di elaborare con delle tecniche specifiche, strategie giuste, il ricordo del passato. Dopodiché si tolgono immediatamente i fattori di mantenimento e poi si insegnano alla persona delle tecniche molto buone, molto valide per bloccare l'ansia, no? Per bloccare questi pensieri, che non è detto che vadano ristrutturati, i pensieri si possono anche bloccare e di conseguenza fare un lavoro sulla terza ondata della terapia cognitivo-comportamentale, non prima, che consiste proprio nel fare in modo che il pensiero non venga alimentato, perché alimentare il pensiero equivale a far aumentare di brutto l'ansia e quindi la paura. Quindi cosa si fa? Ultimo step della terapia, molto semplice, è quello di richiamare tutte quelle paure del futuro ed elaborarle. A quel punto la persona ha esattamente le tecniche, le strategie e vedrete che il mal di gola dirà: ok, è solo mal di gola. Un dolore qua dirà: ah cavolo, è una contrattura perché ieri ho fatto quel movimento. Oppure un dolore al collo e vabbè, deve essere che ho preso freddo e basta. E non parte più quel pensiero peggiorativo, catastrofico, inerente al futuro. Perché? Perché si è smontato l'alimentatore o gli alimentatori dei ricordi del passato prima, si sono insegnate le strategie e la persona poi è praticamente guarita. Vi interessa anche a voi risolvere questo problema? Bene, sappiate che io ho tanta esperienza in merito, so esattamente come fare in poche sedute. Non pensate che ci voglia un anno e mezzo, assolutamente, cioè servono pochi mesi, però se ne può tranquillamente uscire. Fatto con tantissime persone. Adesso, se questo video molto concentrato, ecco, di 5 minuti vi è piaciuto, vi chiedo di segnalarmelo mettendo mi piace e condividendo. Scusate se non faccio video da tanto, ma sono molto impegnato con i pazienti. Vi invito naturalmente a iscrivervi tutti quanti al mio gruppo Stanza Psicologica, dove potrete scrivere anche in anonimato se volete le vostre storie o fare domande e tutto il resto. Vedrete che ci saranno persone molto in gamba che vi risponderanno. E perché no? Magari io, se ho tempo, vi scrivo una mia opinione professionale. Sono a vostra disposizione per qualunque problema. Nel caso mi scrivete, tranquillamente rispondo sempre.
Detto ciò, vi saluto. Ok, e a presto. Ciao.